Penso che sia doveroso fare una preghiera di ringraziamento. Noi in genere chiediamo sempre al Signore, ma dobbiamo anche saper ringraziare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione e liberarci dal male. Ecco, adesso viviamo questo momento che è molto significativo. Gesù lascia il padre e la madre e comincia la sua missione pubblica. Anche noi lasciamo la mamma e il papà per iniziare l'avventura del matrimonio. Lasciamo il padre e la madre quando raggiungono il cielo. C'è sempre un momento di responsabilità nella nostra vita, c'è un momento in cui dobbiamo lasciare il passato ed essere capaci di camminare nel mondo. La certezza che Gesù Salvatore cammina con noi ci accompagna anche in questa processione, che vuole essere non solo una manifestazione pubblica della nostra fede, ma vuole essere vissuta nella più grande gioia. Camminiamo insieme al Signore, questo significa vivere la processione. Per cui, dopo questo momento in cui il padre e la madre rientrano in chiesa, camminiamo dietro a Gesù, mai avanti a Gesù, ma sempre discepoli, mai maestri, perché l'unico maestro e Signore è il Salvatore. Bene.